Gentili signore e signori, buongiorno. In questo momento di ripresa economica, l'argomento che riguarda la realizzazione di una rete autostradale europea è ovviamente all'ordine del giorno. Monsieur Roubier, il celebre costruttore francese, è con noi per illustrarci la colossale impresa. Lei conta, Monsieur Roubier, sia in Italia che negli altri paesi, di appaltare in blocco i lavori? No, assolutamente no. Una società francese è già in avanzate trattative e, come mio uso per correttezza commerciale, non intraccerò certo le ditte mie concorrenti. Lei si limiterà dunque al solo territorio nazionale. E ne sono fiero, mio caro. A proposito, questa nuova rete stradale prevede naturalmente delle espropriazioni, provocherà quindi del malcontento e... So benissimo che cosa intende. Ebbene, non saranno certo delle vecchie costruzioni di periferia ad impedire il progresso dell'umanità. È giunto il momento in cui l'interesse del singolo deve cedere di fronte all'interesse generale. L'indomani, a Sanremo, fregandosene altamente delle sue precedenti dichiarazioni, Henri Roubier, detto la volpe del cemento, con il suo opportunismo, la sua diplomazia e il suo astutissimo senso degli affari, soffia alla società concorrente Le Jeune & Company l'appalto per la rete europea d'autostrade. Con la sua ben nota discrezione e fedele al suo principio d'uomo d'azione, il suo motto è «usa il nervo e non il verbo», conclude intanto nella massima segretezza l'accordo definitivo per l'Italia con un importante costruttore italiano. Ed ecco un comunicato dell'ultim'ora. Autostrade. Lo sciopero a oltranza dei casellanti continua ancora. E a proposito di autostrade, abbiamo convocato nel nostro studio Monsieur Lejeune e i suoi soci per fornirci qualche anticipazione sullo stadio d'avanzamento del loro progetto d'autostrade europee. Quando contate, signori, di definire intanto il primo accordo con il costruttore italiano? A giorni ormai, dato che il nostro concorrente Roubier ha avuto la correttezza di ritirarsi dall'affare. E naturalmente, alla prima occasione, noi saremo ben felici di potergli provare la nostra doverosa riconoscenza. Figlio di
succede? Ma che succede? Giù da ladro, che è successo? I camionisti sono in sciopero. Ma insomma, perché scioperate? Facciamo lo sciopero contro i casellanti che fanno lo sciopero. E perché sono in sciopero i casellanti? Per protestare contro i camionisti che sono in sciopero. Che diavolo ci fai tu seduto lì? Orio, giovinastro, orio! Orio! Mamma, fuori! Frena, nonno, lasciami rimettere dall'emozione. Hai cercato di accopparmi poco fa. Chi, io? Sì, un vero pirata della strada. Dai, fuori! Tentativo di omicidio con premeditazione. Puoi avere un sacco di grane, nonno. Grane io? Dov'è che si va? Fuori! Per me dove vai, vai bene lo stesso. Adoro l'imprevisto. Davvero gentile. Il suo amico qui mi ha detto di salire. Non so proprio come ringraziarla. Peppe! Anche lei va a Cassis? Un ciuffolo, non vado a Cassis! Ma sì che vai a Cassis! Ma no, no, non vado a Cassis! Ma sì, te lo dico io! Oh! Oh. Lei mi dirà che non sta bene, ma vede, è più forte di me. Sono una giocatrice accanita. E siccome mio marito mi ha fatto interdire da tutte le sale da gioco di Francia, approfitto dei suoi viaggi di lavoro per andare a giocare di nascosto a Sanremo. Ma che di nascosto? Noi contestatori contestiamo il diritto di proibire. Proibito proibire. Uffa, che barba! Mio marito è un teleformalista. È un fesso. Anche la vita è un gioco. È soltanto questione di fortuna o di sfortuna. Guarda lui, il celebre Rubier. È Rubier? Che schifo! Un industriale sfruttatore, un lercio politico, un borghese anticontestatore. Quando hai presentato in TV il tuo libro Mi sono fatto da solo, eri gonfio come un pallone da crepar da ridere. Nessuno si fa da solo, nella vita chi riceve il calcio in culo va avanti e chi no resta al palo. La vita è energia! Volontà! Lavoro! La sfortuna non esiste affatto! Ma cosa vuole questo cespuglio? Via, via, via di me, via, va! Che roba è sta palla? Ah, la testa. Oddio, che mal di testa. Oh, che cos'è? Eh? Il comodino? Ma dov'è la lampada? Mi è caduta la Torre Eiffel addosso. Buongiorno, signore. Buongiorno a lei. E lei chi è, scusi? Ah, non lo so, è lei? Ah, non saprei. Ma che ci fa nel mio letto? Che ne so. Ah. E quella là chi è? Com'è che è nel mio letto? È sua moglie? No. E allora? Sarà la sua? No. No, 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 la mia è un sarcofago. Insomma, cosa ci fa nel mio letto? Oh, questa è mia. Ma guarda. Ma dove cavolo siamo? Dove siamo? Eravamo in macchina. E dove andavo? Camminavamo. Ah, sì? Sì, sono sui 100. C'è una curva. Tento di sterzare! Che colpo. Urca, che botta. Oh, è vero. Mi tolga una curiosità, o così tanto per saperlo. Siamo morti, secondo lei? Io direi di no. Allora non ci capisco niente, proprio niente. Ma dove siamo? Dove siamo? Ma dove siamo, porca miseria?
la vedo. Oh, aiuto! Mi strozza! Mi strozzo! Attento, mi strozza! Mi strozza! Sto cadendo! Ma che succede? Santo cielo, non si muova. Sono io che vedo male o dondoliamo? No, dondoliamo. Dondoliamo. Oh. Saremo sul ciglio di un burrone. Oh. Ci mancava solo questa vacca, miseria. Che facciamo? Che facciamo? Oh, non ti muovere, fermo lì, rimettiti al tuo posto immobile, per carità! Fermo, non muoverti, non respirare! Mica tanto difficile, no? Che si fa adesso? C'è poco da fare. Aspettiamo che faccia giorno. E ognuno al suo posto. Ah, sì. Stiamo fermi, eh? Ah, sì, sì, ognuno al suo posto. Fermi. Stia fermo! E chi si muove? Mi fa un po' freddino. Freddino. Non ti agitare tanto, nonnetto. La buona, buona. Sta fermo, adesso guardo io. Piano piano, mi raccomando. Non muoverti. Che cosa vedi? Te l'avevo detto di fare piano, questa maledetta macchina. Povero me. Siamo caduti su un albero. Siamo caduti su un albero. È meglio caderci sopra che sbatterci contro. Sì, ma che possiamo fare per salvarsi? Salterà fuori qualcosa, no? Se almeno saltasse fuori un telefono. Comunque si accorgeranno della nostra assenza e ci verranno a salvare. Dici bene, nonno, sempre che non si alzi il vento e ci faccia volare di sotto. Che succede? Che sta succedendo? Che questa adesso? Salute. Molto gentile. Non ho detto a te. Sì, sta svegliando. Le dobbiamo dire le cose con tatto. Non bisogna spaventarla. Potremmo dire che ci piaceva il posto e ci siamo fermati. Non è il momento di fare dello spirito. Volevo dire che... C'è qualcuno. Ci cercano. Maledetto, vieni. Bestiolino, vieni. Vieni qua. Da questa parte, schifoso! Da quest'altra parte! E vieni, e solo.
Bel canino, gattone, vieni, che roba sei? Bel demonietto, vieni, bestiolina, vieni. Siamo fregati? Siamo arrivati. No. Ma perché si è fermato? Così, per prendere un caffè. Coco? Ferma, stia ferma, ma cosa fai là? Ma che cosa ti hanno fatto questi due cattivoni? Uno scimmione, ma è sempre lui. E adesso sia buono, buono, brava, brava. Va meglio? Calma. Coco! E dove è andato quel mostriciattolo? Coco! Sia tranquilla, non se n'è andato. Magari se ne fosse andato. Coco! Eccolo! Sta calmo, amore mio! Sta calmo, che la tua bambina ti salva! Ecco, ecco, tiratemi su! Fermo, non stuzzicarla. Per stare un po' tranquilli bisogna cercare di non rianimarla. Beh, prima o poi finirà col calmarsi, no? Ma che me ne frega. Calmarsi? Sì, certo, perché? Hai da bere là dentro? Sì, dell'acqua. Ma tu... Adesso è il nonno che si agita. Sta calmo, sta calmo, su. Sta buono, insomma. Vai a fare due passi. Si sposti, per favore. L'acqua. Calmante, decongestionante, tranquillizzante. La perfetta ricetta per l'industriale sovraffaticato, vero? Oh, sì. Io vado. Vado. Ma che cosa mi è successo? Niente, un piccolo svenimento, niente di grave. Beva, le farà un bene che non le dico. Beva. È una squisitezza. Dove siamo? Noi siamo. Ed è già tanto, a lei giù. Va meglio? Oh, sì. Veramente? Oh, sì. Faccia la nanna. Così potremo pensare tranquillamente. Adesso che la macchina non ha più il ballo di San Vito, facciamo il punto della situazione. Bene, ogni problema ha una soluzione.
E la soluzione? La soluzione è molto semplice, non ci resta altro che aspettare qui dentro e morire di nedia giù dalla Ma piantala, la scomparsa di un uomo della tua importanza farà scalpore. Ma che... Ti cercheranno dappertutto. Invece un corno assolutamente impossibile, perché viaggiavi in incognito. Trattavo un affaruccio di parecchi miliardi. Ti sei comprato pure quest'albero? Alle 11 dovevo vedere il ministro. Che ora è? Farei ancora in tempo ad andarci, che disastro. Io mi butto, mi butto. È tua questa? Che cos'è? È tua. Ah, già, già, sì, è mia. È mia questa. Sì. Noi siamo già morti proprio. Siamo tre cadaveri, quello lì comincia già a puzzare. No, 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 lei deve vedere. La realtà è questa, questa. Oh, oh, che bello. È fantastico. Che? Oh, vieni, tesoro. Voglio volare. No, no. Voglio volare. Vuoi stare ferma, cretina? Ma perché? Perché se non te le do. Siediti e non muoverti. Perché? Non si vola. Ma io vorrei solamente... Oggi non si vola, chiaro? Si volerà quando ce ne andremo, ora no. Non è gentile lei. Con lei non si può fare niente. Oh, ma chi me l'ha mandata? Non si può ballare, non si può neanche volare. Perché mi avete svegliata allora? Il cuore. Un po' d'attenzione. Ora che ci siamo stabilizzati, io... Ehi, ma vi sembra questo il momento di fare certe cose? E io qui a reggere? Accidenti. Allora, no, se no me ne vado. Sta a sentire lei o me? Non si arrabbi. Va bene, ricominciamo da capo. Ora che ci siamo stabilizzati, facciamo il punto. Che si fa, eh? Ogni problema comporta una soluzione. E ogni soluzione... La soluzione già l'ho detta. Aspettare con fatale rassegnazione l'arrivo degli avvoltoi. Oh. Ecco, mi... No. Basta, basta. Grazie. Adesso a me, per favore. Devo scusarmi con lei per stamattina. Non deve volermene, sai, io sono una donna tanto, tanto, tanto emotiva. Poi è la prima volta che mi trovo in un'auto parcheggiata su un pino. E tu non pensarci. Ma non ho mica paura, sa. Anzi, sono in piena forma. Vi dirò che trovo questa avventura così poetica. No, non rimpiango nulla.
Io neppure. Anzi, mi sento così. Cocò, cocò, guardate, ha mangiato tutto. Tutto, proprio tutto. Non è poi così. Oh, ha combinato un bel guaio, eccolo quel qua. Verme. Si buttatelo calmi. Fuori. Anche lui deve mangiare, fuori. No? Oh, basta. E smettetela. Suppongo che suo marito si seccherebbe un zinzinino, vero, cara? Oh, qualsiasi cosa faccio lui pensa subito che gli metto le corna. Che idea! Se poi gli raccontassi che ho passato la notte su un albero, figuriamoci. Geloso? Oh là là! No, è un uomo ammirevole, ma è un rompiscatole. Pressa poco come lui. Ui là, come si permette? Oh, sì. Io sono... Sì, è un tipo eccezionale, ma gli manca il senso degli humor, come a lei. Non le permetto, signora. Ah, una volta l'ho visto ridere. Sì, e come? Vedevamo la televisione, c'era un suo discorso elettorale. Ma c'è di buono? Era lei che faceva il discorso. Ma la vuole smettere? Ci siamo tanto divertiti da non rimpiangere il film sul secondo canale. Dio me ne faccio. Era fantastico. Oh, no. L'hai visto? Da sentirsi male. Anche mio marito. La prego, non si offenda. Guarda, la prego, non mi fai rido tanto. Cos'è accaduto a Henri Roubier? Il mistero permane. Si tratta di un caso d'amnesia provocato da superlavoro? No. È un attacco di follia, una fuga d'amore? Si è suicidato? Oppure lavora per una potenza straniera? Imbecille. È forse un rapimento? Siamo andati ad intervistare la signora Roubier a casa sua. Ma tu guarda. So che mio marito non è certo uscito dalla retta via. Oh, e poiché non figura sulla lista delle vittime della strada, ne deduco che è stato rapito. Chiunque voi siate, io vi perdono. Ma vi prego di risparmiare mio marito. Rendetemelo vivo. Ma io sono vivo. Qualunque sia il prezzo del riscatto, lo pagheremo. No, no, Cribbio. Henri Roubier, un uomo che si è fatto da solo. In un'epoca in cui molti scrittori prendono la penna senza aver nulla da dire, Henri Roubier si è trasformato in uomo di lettere per trasmetterci il messaggio d'uomo d'azione. La sua opera, Mi sono fatto da solo, vero prontuario del successo, ha ottenuto il gran premio dell'efficienza per l'anno in corso. Mi sono fatto da solo è l'esaltante avventura di un uomo partito da zero. Citiamo l'autore. Sì, sono partito da zero, afferma Henri Roubier. Ho iniziato come corridore ciclista. Questo sport fu per me una scuola di energia e di coraggio. Una scuola di lealtà e di fair play. Lo sport esalta le più nobili qualità dell'uomo. Nello sport l'uomo impara a lottare senza parare. Ecco perché la mia vita nel campo degli affari è lo specchio della mia vita di sportivo. È un montaggio, non l'ho mai fatto. In seguito Henri Roubier sposò la figlia del banchiere Marval de Beaufort. Questa bella storia d'amore dette adito a parecchi pettegolezzi. Ma Roubier ha saputo provare che se il denaro non fa la felicità, non è neanche un ostacolo quando l'uomo di cuore si fonde con l'uomo d'azione. Così iniziò l'ascesa vertiginosa di questo self-made man delle autostrade. La mia prima autostrada fu la mia prima vittoria, scrive Henri Roubier.
entrare in politica fu un fatto naturale. Se io faccio della politica, non è per concludere degli affari. Se io faccio della politica è per difendere la libertà. Ed è in nome di questa libertà che un uomo libero vi parla. Un uomo né di destra né di sinistra e neanche di centro. Perché io non sono di nessun partito. Per me esiste un solo partito, la Francia. E la Francia siete voi, tutti voi che mi ascoltate. Ma per me non c'è libertà senza autostrade. Volevo dire senza autorità. Questo è tutto, ho finito. Questi mi vogliono rovinare. E ora una notizia di cronaca. Il giovane e pericoloso squilibrato evaso dal manicomio criminale e soprannominato il vampiro dei camping non è stato ancora ritrovato. Signore e signori, avendo terminato il nostro notiziario, va ora in onda il film Il valzer dei succhiatori di sangue di Vlaskov, uno dei giovani registi sovietici più promettenti. Questo film è sconsigliato alle persone impressionabili. Visto quello lì come si è voluto infilare nella macchina a tutti i costi. Non ho neanche uno spicchio d'aglio, porca miseria. Vampiro. Ma
Mi fa piacere rivedervi. Siamo qui. In fondo non si sta male. Che bello. Una barca. Eh? Una barca. Dov'è? Guarda. Uno yacht. L'ho centrato, guardate, ci deve vedere per forza, ci deve. Ci ha visti? Oh, ci guarda. Bene, bene. Oh. Oddio. È impossibile. È stato il coso. Avete visto, Puff? Roba dell'altro mondo. Ma che canchero mi ha dato? Uno specchio. Ma questo è un laser. Ah! Oh mio Dio, fa che ci liberino presto, mio Dio. Moriremo, moriremo tutti quanti. Non c'è più niente da bere. Una birretta, un analcolico. E da mangiare. Qualcosina. Magari 2 o 3 chili di pane frittata, che so. Che fame boia. Che c'è in quel sacco? Aprilo. Su, aprilo, ti prego. Così. Di più. Oh.
Meglio morire, Neanche il conte Ugolino. Moriremo. Ma no. In India dei fakiri resistono su una colonna anche 40 giorni, senza mangiare e bere niente. Sì, ma gli indiani sono allenati a questo. È vero. Oh, mio piccolo cocò. Piuttosto grassottello l'animale. Cicciotto. Giù. Avrebbe il coraggio di mangiarselo crudo. Vieni. Cannibale. Approfitto per prendere un po' di sole. Morirò abbronzata. Eh? Oh. Non le verranno delle idee? Sì! Eh? Un'idea! Che? Un'idea che ci salverà! 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 Ma che ti pigli? Giù le mani! Venite a vedere laggiù, vedete quel cespuglio! Che cespuglio? No, guardate, accorgetevi bene! Il primo cespuglio, se possiamo raggiungere quel cespuglio, siamo a posto! Perché di cespuglio in cespuglio, guardate bene! Possiamo facilmente raggiungere la scogliera! Sì. Ma che c'entra la mia abbronzatura? Ma sì, dobbiamo fabbricare una corda! Useremo i nostri vestiti annodandoli e così potremo raggiungere quel cespuglio, chiaro? E dopo quel cespuglio? Ma sei un tarpano! Faremo scendere la corda sul cespuglio più sotto e così via! L'ho sempre detto che sono un genio, dai! Siamo salvi! Salvi! Così. Lascia. Il mio coso. Ma non l'ho dentro, porca miseria, nella banchina. Svelti! Eccolo! Svelti che mi scappa!
presto, fate presto! Rivedervi. Ah, mi avete salvato la vita. È normale, no? Ma no. Perché questo prova che tu non sei lui. E cioè che lui è un altro. E che l'altro è, beh, è chiaro, no? Quanto mi fa piacere rivedervi. Oh, la mia gonna. Si copra. Sì. Quando ci ritroveranno così in mutande nella sua macchina, cosa crede che penserà mio marito? Che penserà? È capace di ucciderci tutti e tre. Così se la scampiamo ci fa la festa lui. È proprio il tipo. Oh, lei è così dolce e tenera. Oh, con una mogliettina come lei non può essere che un pacioccone. Un'anima gentile, un bravo uomo onesto e giudizioso. L'ex colonnello Müller, marito della giovane scomparsa, è stato rilasciato oggi dalla polizia dopo un interrogatorio di parecchie ore. L'ex colonnello Müller è sospettato di aver incendiato la sede di un giornale che, tendenziosamente, aveva collegato la scomparsa di sua moglie con quella dell'industriale Henri Roubier. È un pazzo criminale! Siamo sempre senza notizie del conto. Ve l'avevo detto che era un tipaccio, no? Solitario. Ma io posso testimoniare. Non mi servono testimoni! Quello prima ammazza e poi chiede. Smettila! Noi conserviamo intatta la speranza di ritrovarlo. Non c'ha forse il conte già abituato alle forti emozioni? Due volte scomparso e due volte ritrovato. Se tuo marito ci vede. Pam pam. I lavori dell'autostrada di Gascogna sono stati provvisoriamente sospesi. A questo proposito, Monsieur Lejeune, della società Lejeune & Company, profondamente commosso dalla scomparsa di Henri Roubier, ha dichiarato che tenterà qualsiasi cosa con i suoi soci per aiutare a chiarire questo enigma. Oh, figuriamoci. Pensare che un'indovina mi ha predetto che non morirò prima degli 80 anni. Delle due cose una. Oh, lei porta bene i suoi anni o l'indovina è una broccola che non conosce l'aritmetica.
cameriere. Un bicchierone d'acqua con tanto ghiaccio. Sarà sulle rocce. No!
Sono tre in tutto. No, due. Scusatemi, ma saprò ben contare fino a tre. E sono tre, no? No, ne abbiamo ordinate due. Questa qui allora? Mi stia a sentire. Ma che devo sentire? Una bottiglia vuota vuol dire che è stata consumata. E che significa, scusi? Significa che qualcuno l'ha bevuta. È evidente che è stata bevuta. E se è così, bisogna pagarla. Ora vedremo. Capo! Capo, si è finito, venga qui un momento. Ma è mai possibile che devono capitare tutti a me i clienti così? Senta, per favore, capo, mi dica quante bottiglie ci sono su questo tavolo. Dica. Tre. La terza è scesa giù col paracadute. Col paracadute. Sì, paracadute. E allora io l'ho paracaduto al commissariato. No, vale, sì, al centro. Glielo giuro, c'era il paracadute. Il paracadute è volato via, noi dalle nostre. Ma che diavolo dire? Venga, lo dirà l'ufficiale di servizio. Ma perché dalle vostre parti ci vanno dal cielo? Cavolo, Vediamo. Ma chi lo trovasse? La mia macchina è caduta nel burrone. Ah, ad una curva. Su. Su un pino a mezz'aria. Oh. 41 chilometri da Cassis. Ah, molto bene. Mi ascolti. Se per caso questo è uno scherzo, io l'avverto che lei le sue vacanze le andrà a passare al fresco, è chiaro? E che fanno laggiù? Ma quei tre sono nudi là dentro. Su, vieni, andiamo. Andiamo? Beh, date le circostanze, è meglio avvertire il comando. Là! Thank you.
Appena visto il messaggio ho capito subito la situazione, eh? Anzi, ho visto questa e ho capito subito di che si trattava. Non le dico l'emozione nel sapere che... Porco diavolo, mi sono affacciato e appena visto ho detto... Bisogna avvertire il comando. Henri Roubier e la moglie dell'ex colonnello Müller nascondevano il loro idillio sulla Costa Azzurra. Scusate. Siamo collegati in diretta con la nostra equipe di Marsiglia. Sono appena giunto sul posto. Che tragedia. Una scena dantesca. Una macchina appollaiata su un albero, ma non si può descrivere. Bisogna vederla e voi la vedrete. Sì, la vedrete. Che succede? Pronto, Marsiglia? Che cosa succede? Non ho l'immagine, non vedo niente sul monitor. Eh? Ah, bene, si comincia a vedere. Ah, eccola, eccola! Ho l'immagine! Il noto industriale Monsieur Henri Roubier è stato ritrovato mezzo nudo in compagnia della moglie del colonnello Müller in una macchina in cima a un pino. Con loro c'è anche un misterioso giovanotto, da quale folle scorribanda notturna tornavano i tre così scarsamente vestiti. Per uscire di strada, un asso del volante qual è Monsieur Roubier doveva guidare in stato di ebbrezza. Oh. Come dicevo, l'operazione sì. Autosuppino è scattata. Bene, bene. Apprendiamo in questo istante che l'operazione autosuppino sta per scattare. Restate in ascolto. Attenzione, attenzione. L'operazione autosuppino è scattata. Coraggio, stiamo per arrivare. Bravissimi, grazie. Miei cari telespettatori, devo restituire la linea. Mi segnalano che proprio in questo momento nel nostro studio di Marsiglia è arrivato un tecnico di gru e leve idrauliche, il quale vi illustrerà i problemi connessi al salvataggio e la loro soluzione. A voi, Marsiglia. Lei cosa ne pensa, ingegnere? Non c'è niente da fare. Le pareti della roccia sono a strapiombo. E il tronco d'albero è quasi sradicato. Ma che ne so? Non si potrebbe calare una fune e cercare di recuperarli uno alla volta? Oh, no, 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 neanche pensare a una soluzione del genere per salvare quei poveretti. E perché, imbecille? La vostra liberazione è vicina. Stiamo facendo arrivare da Martigues la gru Super Puma 2130. Super cretini. Ma siccome marcia a soli 12 km all'ora, potrà essere sul posto solo tra 24 ore. Oh, ma è un cretino! Bene. Vi raccomandiamo la calma. Fra poco sarete salvi. Ma reggerà l'albero fino all'arrivo della gru? Ma sì! Poco probabile. Anche per lei è poco probabile? Ma senza essere pessimista, per me non c'è niente da fare. Quando un tecnico parla chiaro come quello, sarebbe meglio abbandonare tutto prima di incominciare. Ah, quindi sono spacciati. E faranno anche un bel volo. Mio Dio, mio Dio, mio Dio! Ma allora ce l'hanno proprio con me. Con me. Uno, due, tre, attenzione! Henri Roubier, sua moglie, vuole parlare. Signori, signori, signora, vi prego, fate largo. È commovente trovare una grande famiglia così unita nella disgrazia. Una famiglia che sa dimostrarci che i sentimenti possono elevarsi al di sopra della fortuna anche quando è cattiva. Signor. In quanto a Madame Roubier, la compostezza del suo dolore ci ricorda che i veri dolori sono muti e che il miglior modo per consolare è imitare il loro silenzio. Riprendila, riprendila, che scena! Guardate, ammirate, si direbbe una Mater dolorosa dipinta da un Goya. Riprendila, zoom zoom sulle lacrime, zoom! Signora, signora, io taccio. Ce l'hai, bene, inquadrala, non la perdere! Signora, parli pure. Amico mio, questo aggeggio non funziona. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due. Devi spingere qui. Ah, sì, grazie. Amico mio, ho trovato la forza di dominare la vergogna e il mio dolore. Non per venirti a giudicare. Dio ti giudicherà. Ma sentila, io mi gratto. Se sono venuta, è per la salvezza della tua anima. Forse tra non molto potresti essere morto. Ed è brutto morire in peccato mortale. All'alba
ti manderò giù un prete. No! Ma che mi fucilano? Addio, mio caro, addio. Sì, e l'armata se ne va. Ma porca d'una miseriaccia! Non sono ancora morto! Riconosciamo sul palco delle autorità padre Jean-Marie Marval de Beaufort, in compagnia di sua sorella Madame Roubier, che è, lo ricordo, pure lei una Marval de Beaufort. Monsignor Jean-Marie Marval ascolta attentamente sua sorella e lascia il palco centrale. Qualunque siano le nostre convinzioni religiose o le nostre idee politiche, l'eroismo di questo prete che affronta l'abisso nel tentativo di recuperare un'anima, il passo fermo e deciso con il quale si avvia è di una grandezza esemplare. Non vi ricorda forse l'abnegazione dei primi martiri della fede? Mi spieghi, perché non si può utilizzare lo stesso sistema per tirare su quella gente? Il seggiolino scende dritto sul tronco e non sulla macchina. Ah. Se loro si spostassero sull'albero, potrebbero sradicarlo. Già, il braccio della gru più che tanto non può avanzare, non so se vi spiego. No. È difficile che arrivi esattamente a perpendicolo sulla macchina. Ah, ho capito, sì. E poi l'importante è salvarli tutti insieme. Ah, e perché bisogna tirarli su tutti insieme e non uno per uno? Oh, no, se voi ne tirate su uno alla volta, che cosa può avvenire? Una mancanza di equilibrio. Perciò o l'albero si spezza, oppure l'auto scivola giù. Coraggio, padre. Ti perdono, figlio mio, muori in pace. Requiem eterne, donne e donne. Ma dico... Sì. Ma no? Ma ti dico di sì, sì. Ma è venuto giù a portarmi Iel? Prega, e pentiti delle tue orge di droga e di sesso. Ora ti do la cosa, l'assoluzione. A te tuo nonno? Assolvo anche tuo nonno. Ma che cavolo... Io risalgo, scusami, ma io risalgo. Ehi, io risalgo, risalgo. Ma non c'è un organo elettrico? Sì, beh, come al solito è guasto. Sembra che avesse una fretta matta di spedirti in paradiso. L'importante è che adesso sua moglie abbia la coscienza tranquilla. Spero per noi che suo marito abbia più fiducia in lei di quanta ne ha in me mia moglie. Mio marito? Non ne ha affatto di fiducia in me. E poi sa, nella situazione in cui ci troviamo è un po' difficile. Thank you.
settimanale L'Eco della Riviera, il resoconto particolareggiato e le interviste con i protagonisti della ghiacciante operazione Autosupino, le dichiarazioni rese dai tecnici e dai parenti, un numero speciale interamente dedicato all'avvenimento. Ebbene, solo una gran fede poteva permettere a padre Jean-Marie di compiere un atto del genere. Miei cari telespettatori, la serenità di padre Jean-Marie lo trasfigura. Il suo volto estasiato ci obbliga a meditare sui misteri del destino dell'uomo. Le gioie terrene, il denaro, non sono nulla. Alla fine del cammino della nostra vita, una sola cosa conta, la salvezza dell'anima. Ah, finalmente, una fune speciale è arrivata da Grenoble e i preparativi sono a buon punto. Ognuno partecipa all'organizzazione di soccorso secondo la misura dei suoi mezzi e con un'efficienza febbrile e diligente. Tutto è perfetto. Beh, quasi. Su questa autostrada in 10 anni più di 3.000 morti. Un rubie in più o in meno non cambia molto. Signori, prego, non insistete. Ho dato la mia parola a Henri Rubier. Non tratterò questo affare con nessun altro finché sarà vivo. E se per caso accadesse una disgrazia? Allora ne potremo riparlare, ma non prima. In una atmosfera straordinaria, i villeggianti e i turisti venuti da ogni luogo formano ora una grande catena di solidarietà fraterna per dimostrare ai 3 sventurati che nessuno di noi è solo al mondo e che la gente è più buona di quanto si creda. Io dico che è tutta pubblicità. Voi credete che... Sì. Che un uomo arcinoto come sì. Henri Rubier abbia bisogno di farsi pubblicità? Oh, conosco quei pescicani, per loro è una malattia. Questa naturalmente è solo l'opinione di un cittadino e come tale va rispettata. Ma sentiamo un bravo operaio che ha lavorato per Henri Rubier. Come è Henri Rubier come datore di lavoro? Che vuole che ne dica? È uno sporco sfruttatore. Gli occupanti della macchina sembrano sopportare la disgrazia con grande stoicismo. Che coraggio nella loro rassegnazione. Lei ha votato per lui? Oh, piuttosto che votare per lui, io espatrio. La gente radunata qui per dare coraggio ai 3 sventurati sembra impazzita. Ma attenzione! Pare che i preparativi per l'operazione Autosupino siano ultimati! La folla sa che la vita di quelle 3 persone è legata a un filo e dimostra una compostezza eccezionale. Lei l'ha vista la macchina? E allora se ne vada. E se poi casca e me l'ha aperto? Adesso, signori, stiamo entrando nella fase più appassionante, la più angosciosa del salvataggio. Invece di far risalire gli infortunati, i salvatori scenderanno con loro fino al mare, dove degli uomini rana, dei sommozzatori, sono pronti a intervenire al minimo allarme. Vi faremo vivere ogni istante di questa operazione di recupero come se foste sul posto. Ehi, mi sentite? Dovete legarvi gli uni agli altri! Pronto? Pronto, mi sentite? L'amore! L'amore deve unirvi gli uni agli altri! Il più grande alpinista di Francia scenderà per dirigere il vostro salvataggio. Si avvicinerà il più possibile alla macchina e vi condurrà fino al mare. Affronta la parete con lo stile più classico. Chi oserà affermare dopo questo che l'alpinismo è uno sport di scarsa utilità? Ecco, ci avviciniamo alla liberazione, all'apoteosi. Il Salvatore è un uomo che noi ricorderemo per sempre per la prova di coraggio che ci fornisce oggi. E se Henri Rubier presiederà domani ai destini del paese, si ricordi che i più grandi hanno sempre bisogno dei più piccoli. Ah! Ah! Si è rotta la fune! Adesso sono in 4 nell'automobile. Ma cosa fa lei qui? Ma come cosa faccio? Ma dove scendo? Ma dove scendo? Ma dove scendo?
Ma che c'entro io? E allora scenda! Ma sì, il tronco, ricordate che cosa ci ha detto il nostro amico gendarme? La possibilità che si sradichi il tronco e poi una fine agghiacciante. Non ho più il coraggio di guardare uno spettacolo orrendo. Ah, sono in quattro su quella macchina infernale, in quattro! E sotto di loro il baratro! Che cosa è successo? Che vuole che sappia? Il cavo di Grenoble, quello speciale che avevamo richiesto, ha mollato. Guardi la telecamera. Una vera sfortuna. Ascoltate. L'elicottero! Sono salvi! L'elicottero! Ultima nostra possibilità! La suprema speranza! Signori, io fremo al pensiero che basta un sol colpo di vento perché questo elicottero si fracassi contro la scogliera. Ma non anticipiamo i fatti. L'elicottero, miei cari telespettatori, che come un'aquila gigantesca sta scendendo sul suo nido. Il dispositivo di aggancio per la macchina sta per giungere agli infortunati e ai naufraghi dello spazio. E adesso, miei cari telespettatori, il miracolo deve compiersi ad ogni costo. No! Non avranno resistito in vano fino a questo momento per andare a fracassarsi stupidamente contro le rocce. Bisogna che si salvino. Lo sento. Io so che saranno salvi. Lo so. Ferma! Il dispositivo di aggancio della macchina si è spostato. Due corpi sono sospesi nel vuoto. Sembra una giostra infernale. E girano, e girano, e girano, e girano, e si stanno avvicinando alla macchina. È quasi fatta. Oh mio Dio, grazie a Dio. I naufraghi dello spazio hanno rimesso piede nella macchina. Sono in salvo. Parola mia, vi assicuro che delle giornate come queste contano nella vita di un reporter. Ah, finalmente! Sembra che la diabolica macchina sia stata agganciata, è così. Cercate di spegnerlo, accidentaccio! Qui finiamo tutti a rotto! Che sfortuna, il fuoco, date l'allarme, gendarme! Chiamate i pompieri! Che spiegamento di forze, ma è grandioso, è gigantesco! I pompieri vanno e vengono, installano le pompe, le mettono in batteria. Bravi pompieri, bravi! Senza la celerità dei pompieri, l'albero non sarebbe che un'immensa torcia! Guardate la famiglia che nella sua dolorosa dignità non ha mai meritato come ora l'appellativo di grande. Salvi! Sono salvi! L'albero ha ceduto, ma i cavi hanno retto. E finalmente eccoli, eccoli, uscire dall'inferno del precipizio. Siamo salvi! Siamo salvi!
salvataggio si è compiuto come in un racconto da mille e una notte. La macchina volante, la macchina d'Aladino. L'elicottero sta facendo un giro d'onore, ma sì, miei cari telespettatori, è un vero giro d'onore quello che stanno compiendo i nostri eroi. E applaudiamoli, l'hanno meritato! Ma non capisco. Che sta succedendo? La macchina si allontana dalla terraferma. Lucien! Lucien! L'elicottero li porta verso il largo. No, ma sì! Quello che supponiamo è veramente orribile. Un atto di pirateria aerea. Ma no, è impossibile, sconvolgente, inumano. Comunque, cari telespettatori, con il prossimo bollettino di informazioni vi terremo al corrente sugli ulteriori sviluppi della situazione. Concludo dicendo che ciascuno di noi, ciascuno di voi e tutti i presenti, e anche lei, gendarme, potremo dire con emozione all'operazione autosuppino, io c'ero. Sono fatto da solo!